Come vedete dietro di noi tanta gente sta apprezzando qui il presepe vivente di Montenero di Bisaccia. Siamo a metà del percorso, ci avviciniamo alla grotta, iniziamo a salire. Restate con noi. Siamo con un giovane frantoiano, una delle scene diciamo più antiche del tempo, che rappresenta per te, cosa significa per te? Le tradizioni che tutt'oggi troviamo anche nelle nostre tavole, che al giorno d'oggi sono più tecnologie, mentre ai tempi si usava così. E ti piace rappresentare questo? Sì, molto. È la storia che non muore mai. Esatto, perché comunque vedi tipo gli antenati che hanno fatto queste cose, mentre i giovani di oggi non gli interessano. Ci spostiamo di qua con un altro, un più adulto, un frantoiano più adulto. È importante questa tradizione per voi? Sì, sì, è importante mantenerlo e anche con i nostri cari figli imparare loro come si viveva una volta. E ha detto una cosa bella tra l'altro, dice, sì. Spesso i giovani non guardano al passato e non apprezzano le cose del passato, invece è importante farlo. È importantissimo e loro vivono questa situazione e piace anche a loro riviverla. Siamo all'interno di una delle diverse locande qui del presepe, è una tradizione importante per voi, tanta gente che partecipa. Sì, sì, sono tanti anni, è una tradizione che viene tramandata da generazione in generazione. Siamo così orgogliosi di questa nostra pasta, le nostre famosissime scrippelle che vengono da lontano e ce le chiedono sempre ogni anno. Ci mettiamo tutto l'amore e la passione ogni volta, ce l'hanno tramandata le nostre nonne e noi siamo così orgogliose di andare avanti con questa bella tradizione. Certo, c'è un impegno di tantissima gente. Sì, 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 tantissima, sono mesi di lavoro, di impegno, tanto amore per questa bella iniziativa che abbiamo preso tanti anni fa, poi quest'anno ricorre il nostro 40° anno e siamo contenti e orgogliosi di tutte queste belle persone che ogni anno vengono ad onorarci. Numerose scene qui nel presepe di Montenero, sono tante le scene, non soltanto quelle tradizionali ma anche quelle diciamo più particolari. Sì, sì, infatti ogni anno cerchiamo di metterne sempre qualcuna in più, siamo contenti, siamo felici di tutto questo. Siamo con tre giovani pastori, Davide, Biagio e Tiziano, qui in una delle scene più importanti tra l'altro, storiche. La più bella. Cosa rappresenta per voi questo presepe? È una tradizione comunque che si fa in paese. Mi vedo costumi molto veri, reali. Abbastanza anche quelli. E cosa state preparando qui? Un coniglio. Siamo in un'altra piccola locanda. Con chi siamo? Con Anthony. Francesco. Anthony e Francesco, voi cosa state facendo qui? Vino o tarallino? Per le persone che passano. Infatti. Vi state divertendo? Sì. Vi sta piacendo? Sì. E da quanto tempo state qui? Non lo so. Da tutto il pomeriggio? No, dalle 5. Gente in questa locanda, la locanda più grande di questo presepe, è un appuntamento immancabile qui a Montenero, ormai 40 anni. È una cosa bellissima, dai, fatta bene, di tutta gente che si dà da fare
quindi è sempre bello dare una mano e essere parte attiva di questo presepe. C'è una grande partecipazione. Sì, tutti quanti partecipano, c'è modo di socializzare, stare insieme, divertirsi, organizzare qualche picnic, è veramente bello. E c'è la cura però del dettaglio anche. Certo, tanto che bisogna sempre tenere in mente quello che si faceva ai tempi e noi stiamo cercando di rifarlo nel miglior modo possibile. Perché non ci sono solo le scene tradizionali, ecco, del presepe, anche scene particolari. Sì, sono stati molto bravi a renderlo molto più bello, molto più sfizioso, quindi bisogna fare i complimenti a questa Prologo che riesce a fare ogni anno sempre qualcosa di meglio. Sindaco, Simona Contucci, 40esima edizione, la prima datata 1984, sono passati 40 anni ma è sempre viva questa tradizione. Assolutamente sì, viva e molto sentita, non solo dalla nostra comunità che partecipa attivamente ma anche dall'affluenza grandissima soprattutto di oggi, 26 dicembre. E, un presepe sempre bello, che ha una caratterizzazione fortemente identitaria, la location è straordinaria, è questo che certamente fa la differenza. Un ringraziamento dovuto e sentito al presidente della Prologo Antonio D'Aulerio, alla nostra presidente del consiglio Cabiria Calgione, che senza sosta da inizio dicembre hanno lavorato, e poi tanti volontari che in maniera gratuita e disinteressata contribuiscono a rendere questo presepe bellissimo. E vorrei ricordare una cosa: quest'anno io credo che sia doveroso parlare del presepe dei bambini, ce ne sono tanti figuranti piccoli, e credo che sia anche un po' una rappresentazione simbolica dei tanti bambini che subiscono le guerre, quindi un segnale importante, un segnale di pace soprattutto per loro. Tante scene, sempre più figuranti, e partecipazione, e il segreto è fare squadra. Assolutamente sì, delle scene perfezionate, lo vedrete voi stessi, delle scene dove c'è una cura particolare, minuziosa per i dettagli, quest'anno ancora di più, e devo dire molto molto partecipata, e sono contentissima. Ora si guarda al futuro. Assolutamente sì, però intanto godiamoci il presente, è soltanto il secondo giorno, ce ne sono altre di date, poi lo direte anche voi, mi raccomando partecipate, venitelo a vedere perché merita.